Još malo ostajemo u Rijeci. Uobičajeno je reći da se manjine u različitim državama najbolje razumiju. Izazovi s kojima se susreću često su slični. No, usporedba se može raditi i po razini energije koja se ulaže u očuvanje identiteta. Talijani u Hrvatskoj i Hrvati u Italiji po tome se ne razlikuju. Darko Santini. U sklopu europskog Erasmus projekta Integracija, a ne asimilacija, moliški Hrvati gostovali se u Rijeci na poziv srednje talijanske škole. Namjera je bila razmjena iskustava dviju manjina, talijanske u Hrvatskoj i hrvatske u Italiji. È nata l'idea di unire le due minoranze, ovvero la minoranza italiana presente sul territorio croato, con la minoranza croata presente sul territorio italiano, attraverso la collaborazione di due istituzioni, ovvero la Scuola Media Superiore Italiana di Fiume con l'Associazione Croata Rantata, che in effetti si occupa dal 2010 di promuovere i valori culturali, linguistici e anche musicali di quello che è la cultura dei croati del Molise. Moliški Hrvati promovirali su djelovanje kulturne udruge Croata Rantata, a na glazbenoj radionici predstavili su svoje specifično narječje i kulturu. Manjine su neprocjenjiv resurs za bolju uključenost. One su most suradnje i razumijevanja u Europi, istaknuli su i riječki Talijani i moliški Hrvati koji sudjeluju u ovom projektu. Questo è un progetto molto importante perché fa parte un po' delle iniziative che noi portiamo avanti per mantenere, per tutelare e per valorizzare il nostro patrimonio culturale, quindi la nostra lingua e quindi quello che ci hanno lasciato i nostri avi da 500 anni. E avere questi collegamenti con la Croazia per noi è fondamentale, sia per una conoscenza della nostra realtà, ma anche per mantenere stretti questi rapporti. Učenici srednje talijanske škole Rijeka i sami su pripadnici nacionalne manjine, pa shvaćaju značenje očuvanja tradicije i kulture moliških Hrvata. Dobro je biti integriran u zajednicu, ali jednako tako dobro je zadržati svoju kulturu i identitet. To vrijedi za obje naše manjine, rekli su učenici talijanske škole. Questo progetto è molto importante perché proprio ha un accento sulla conservazione di culture specifiche minoritarie della Croazia ma anche dell'Italia e rispecchia una popolazione minoritaria, cioè la popolazione minoritaria italiana in Croazia e quella in Italia che hanno due realtà simili però in altri stati, con altri, come dire, dintorni, no? Sono una comunità di croati che non si è integrata nella comunità italiana, cioè non sono completamente italiani, ma resistono ancora con la loro lingua, con la loro cultura. E hanno resistito l'integrazione nella popolazione italiana. Non sono assimilati? Non sono assimilati, hanno resistito a tutti i cambiamenti che potevano, hanno conservato la loro cultura per 500 anni. Na glazbenim radionicama u sklopu Erasmus projekta K2 talijanska manjina u Rijeci bolje je upoznala moliške Hrvate, a uskoro će uslijediti uzvratni posjet riječkih Talijana novim prijateljima. Ora noi saremo lieti di ospitare i ragazzi di Fiume tra due settimane da Montemitro per farli conoscere questa piccola realtà molisana che comunque è ancora molto, molto poco conosciuta e saremo contenti di farli conoscere diciamo, la nostra lingua, la nostra cultura, il modo in cui noi ci teniamo a conservarle nel tempo. Hrvatska i Italija i inače imaju izvrsnu dobrosusjedsku suradnju gotovo na svim poljima, a suradnja naših manjina talijanske u Hrvatskoj i hrvatske u Italiji stvara dodatne mostove suradnje između dviju država.